Ecco Maria, buona e santa giornata a tutti voi miei cari figlioli nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Oggi è mercoledì 17 febbraio, è il mercoledì delle ceneri. Oggi inizia ufficialmente, liturgicamente e direi in maniera austera e solenne il cammino della Santa Quaresima, che ha come compito quello di prepararci alla solennità di Pasqua e in un cammino appunto 40 giorni, un numero simbolico come 40 sono gli anni che gli ebrei stanno nel deserto, 40 i giorni del diluvio di Noè, quando Noè si rifugia nell'arca, 40 sono anche i giorni che Gesù trascorre appunto nel deserto, e quindi 40 sono i giorni che vengono messi a partire da oggi a nostra disposizione in preparazione alla solennità di Pasqua. In qualche modo siamo chiamati, figlioli cari, a partire da oggi a riscoprire il nostro battesimo. È proprio questo il messaggio iniziale, forse più importante della Quaresima, riscoperta del nostro battesimo. Ora, talora un'affermazione del genere rischia di passare così in sordina, invece vorrei che cogliessimo l'importanza di questo appello che la Santa Quaresima ci rivolge: riscoprire il nostro battesimo. È questo che la Quaresima ci chiede. Col battesimo noi abbiamo rinunziato al mondo. Guardate che in questa riscoperta che la Santa Quaresima a partire da oggi ci rivolge, troviamo tutto il significato del pellegrinaggio che oggi avviamo. Perché col battesimo abbiamo rinunziato a Satana, rinunziato al mondo e abbiamo detto il nostro sì a Dio in Gesù Cristo. Siamo stati incorporati nella Chiesa e facciamo parte del popolo santo di Dio che cammina verso il regno dei cieli. Ecco, qualcuno chiede se fa freddo a Cinisi, visto che mi vedete col cappotto. No, è perché manca la luce a casa mia. Ho iniziato la Quaresima nel migliore dei modi stamane. Pensavo mancasse dappertutto, invece manca solo a casa mia. C'è un guasto che neppure l'Enel è in grado di capire perché. E poi mi sono fatto un bel taglio stamane. Il diavolo stamane proprio mi ha fatto inaugurare bene la Santa Quaresima. Un bel taglio, ma spero di dover ricorrere ad altro, perché è un taglio profondo. Stavo dicendo, ecco perché vedete il cappotto, perché io sono freddoloso, lo rispondo perché più di qualcuno me l'ha chiesto, allora lo dico, e quindi siccome sono freddoloso uso la stufa, ma siccome non ho luce a casa, allora ho messo il cappotto come si faceva una volta. Fra un po' mi accendo il fuoco, ecco, a casa. Allora, stavo dicendo, miei cari figlioli, che con la Quaresima noi iniziamo questo cammino. È un cammino di penitenza, è un cammino di conversione, è un cammino di rinuncia al peccato, è un cammino nel quale dobbiamo dire di no al male, è un cammino nel quale con Gesù andiamo anche noi nel deserto. Per cui c'è la metafora biblica del deserto dell'Antico Testamento, gli ebrei appunto nel deserto, però c'è anche la metafora dei 40 giorni di Gesù, che vale più del resto. Con Gesù noi, figli cari, andiamo nel deserto e viviamo questo tempo di prova. Per questo domenica prossima, che è la prima domenica di Quaresima, il brano del Vangelo è quello della tentazione di Gesù nel deserto, appunto perché noi nel deserto della Quaresima sperimentiamo le tentazioni di Satana. E quindi anche la Quaresima è un tempo nel quale si intensifica la battaglia spirituale, la lotta della fede. Vogliamo accogliere da Dio questa grazia, miei cari figlioli, oggi. Accogliamola con gratitudine. Il Signore ci dà la possibilità, ancora una volta, di ricominciare da capo, di mettere a fuoco, come quando si va dall'ottico e il primo gesto è quello di farti vedere la mongolfiera a distanza e poi sempre più la vedi sfocata, ma poi sempre anche meglio. E così è la Quaresima. Mettiamo a fuoco Gesù Cristo nella nostra vita. La Quaresima è caratterizzata da una riscoperta della parola di Dio. Vi invito a leggere personalmente la Sacra Scrittura, a meditarla personalmente, è molto importante questo, soprattutto i Vangeli. La Quaresima è il tempo della meditazione della passione di Gesù, perciò da stasera noi sul canale YouTube di Radio Domina, dove vi invito a iscrivervi perché vi arrivino le notifiche,
Inizieremo un ciclo di catechesi, Liamo sino alla fine, sulla base del mio libro, Liamo sino alla fine, appunto, che appunto ci permette di meditare la passione di Gesù. Avevo detto ieri che sarà ogni mercoledì, ogni venerdì. In realtà no, solo il mercoledì, perché il venerdì sera, a partire da dopodomani alle 21:15, faremo il Pio esercizio della Via Crucis in diretta. Ecco, quindi stasera potete passare la notizia, è arrivata la luce nel frattempo, quindi possiamo accendere la stufa. E stasera alle 21:15 c'è la diretta, fate le condivisioni precisando che è su YouTube, mentre oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà in diretta la messa in streaming. Come se fosse la TV praticamente, costa tanto, ogni diretta costa 500 euro, ma è un messaggio che io sto lanciando a tutto il piccolo resto, di darci da fare, anche perché in questo inizio di Quaresima devo darvi notizia che finalmente per i miei amici nemici è arrivata la prima notifica YouTube. Guardate, io ho tantissimi nemici trasversali, ce li ho dalla parte di Bergoglio, modernisti che sono molto cafoni anche, non ne capiscono niente, ma mi odiano, mi vorrebbero morto. Ma ce li ho i nemici ultimi aggregatici da quest'altra parte, i tradizionalisti, una CUB, capito? E sono lì che di giorno e di notte segnalano, segnalano, segnalano. Quindi ieri mi è arrivata notizia che è stata fatta la segnalazione di un video, addirittura in estate, l'estate scorsa, in cui io parlavo dei messaggi di Pino Auricchia, e questo video è stato segnalato alla direzione, non so come si chiama, di YouTube, e YouTube ci ha messo sotto osservazione. Significa che se noi sbagliamo di nuovo, come quando a scuola ti bacchettavano sulle mani, ci chiudono il canale. Ecco, io non ho adesso avuto la possibilità, perché appunto ero senza luce, sì, avete ragione, sono dei villani, sì, ma noi preghiamo per loro, come Gesù sulla croce ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Anche noi facciamo così, perdona loro. Ma quando io penso a questo, penso soprattutto a quelli da questa parte, non so se siete d'accordo, ai Unacum, ai vari mainstream, del pensiero Theocon, a questi tradizionalisti che stanno con Bergoglio e che mi odiano perché io dico loro in faccia la verità. Cioè, in pratica, in questi incredibili 3 anni di deserto che io sto vivendo, miei cari figlioli, in questi 3 anni io non avrei mai immaginato di dover fronteggiare non solo i modernisti cafoni, da questa parte, ma i villani, tradizionalisti dall'altra. Non li temo, non ho paura, chiudano pure il canale, non me ne infischia nulla, io non sto facendo nulla per me stesso, state lì a pigiare, pigiate, pigiate. Vedete, cari nemici, che finalmente qualche cosa la ottenete, potete brindare oggi che è l'inizio della Quaresima. Però ricordatevi che ride bene chi ride ultimo e che la cattiveria, la malvagità, la perfidia, l'invidia, la rabbia, la vendetta si pagano amaramente, se non in questa vita, nella prossima, nell'altra, che è quella vera, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Quindi era giusto che ve lo dicessi. Perché appunto, non si sa mai, è possibile che chiudano, perché naturalmente io non rinuncerò al mio stile, ci mancherebbe altro, e del resto siamo in piattaforme che non sono nostre, sia Facebook che YouTube, e quindi è arrivata questa notifica all'equipe di Radio Domina Nostra, me lo hanno reso noto ieri sera, dopo, se vi ricordate, tempo fa, quando vi dicevo che appunto siamo sotto tiro. Io sono sotto tiro, sono rimasto solo, sono rimasto pressoché solo, e quindi, miei cari figlioli, è ovvio che quando il nemico è solo è vulnerabile. Sono qui pronto a immolarmi, non defletterò di una virgola, non smetterò di dire, morente, che Bergoglio è un usurpatore del trono di Pietro, che il Papa è Benedetto XVI, che tutti quelli che stanno consapevolmente in comunione con l'apostata plurieretico Bergoglio commettono peccato mortale,
è che la Chiesa esiste solo e soltanto dove c'è Papa Benedetto XVI. Questo ci tenevo a dirvelo perché lo trovo veramente molto molto importante, miei cari figlioli. E allora oggi iniziamo questo cammino di Quaresima. Lo iniziamo con il gesto simbolico, austero dell'imposizione delle ceneri. Non procuratevi da voi stesse alle ceneri e non fate da voi stessi il gesto, non c'è affatto bisogno. State più che sereni e soprattutto a voi che avete capito la verità, dico ora più che mai: rimanetevene a casa, non mettete piede nelle sinagoghe, che sono le chiese, le parrocchie, dove si ha il coraggio di celebrare in unione con l'apostata Bergoglio. Forza, cari nemici, segnalate, non metteteci piede, va bene? Non metteteci piede perché commettete peccato mortale, perché Bergoglio non è il Papa e per giunta è eretico e apostata. Pertanto, non vi preoccupate che io farò il gesto in diretta, alle 5:30 c'è la messa e sarà fatto un post anche per quello, quindi un post per la catechesi di stasera. Alle 21:15 iniziamo la lettura del mio libro Li amò sino alla fine, che potete richiedere su Radio Domina, e alle 17:30 invece la Santa Messa farò io il gesto, e questo gesto, per tutti quelli che voi che siete a casa e seguirete la messa in diretta, rimane un gesto, diciamo, emblematico. Quindi non vi preoccupate se non lo ricevete realmente. Oggi è il tempo in cui noi, la cenere, abbiamo il capo cosparso, noi che vediamo come è ridotta Santa Madre Chiesa dal 13 marzo 2013. E riceviamo queste ceneri e concludo perché? Perché ci ricorda che siamo mortali. Ecco, figlioli cari. Noi siamo oltre che peccatori, che è una considerazione che col modernismo si è persa di vista, no? Il luteranesimo ha fatto perdere di vista non che siamo peccatori, ma che non c'è via d'uscita. Questo il luteranesimo insegna, che l'uomo è strutturalmente, costitutivamente peccatore e non c'è via d'uscita. Allora, di fronte a questo, il cattolicesimo insegna invece che la via d'uscita c'è. Partiamo tutti dallo stesso punto di vista, cioè siamo peccatori, è vero che siamo peccatori, ma possiamo redimerci, anzi dobbiamo lasciarci redimere da Gesù Cristo, dalla sua croce. Ed è questa la giustificazione mediante la fede, però poi anche c'è l'opera meritoria dell'uomo, e quindi la penitenza, e quindi i fioretti, mi raccomando, oggi ovviamente è giorno di digiuno. La Chiesa dopo la riforma conciliare, pensate, ha lasciato solo 2 giorni obbligatori di digiuno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. A me sembrano abbastanza pochi. Chi ha problemi di salute o nella fattispecie di stomaco, come capita al sottoscritto, fa delle scelte naturalmente. Il digiuno prevede che si faccia un solo pasto dei 3, colazione, pranzo e cena, si faccia un solo pasto e si saltino gli altri 2. Io suggerisco ai miei figli spirituali che ho accanto, per esempio, di saltare, se possibile, appunto, soprattutto il pranzo, e poi la sera invece mangiare un brodino, una pastina, un po' di erba, di verdura lessa. Se uno però ha anche le condizioni fisiche e psichiche e spirituali per fare il digiuno completo, lo faccia pure. Ci sono stati anni in cui io lo facevo completo, completo, dalla mezzanotte alla mezzanotte non mangiavo e non bevevo proprio nulla. Sono esperienze forti. Il digiuno ci aiuta a crescere. Il digiuno fa bene, fa star male, fa soffrire, però la carne, la dimensione mondana viene veramente mortificata perché si elevi lo spirito. E quindi questo invito al digiuno oggi è veramente molto importante perché siamo peccatori. Naturalmente si può fare anche l'altra forma di digiuno, che è quella di mangiare pane e acqua. Pane quanto se ne vuole, acqua quanta se ne vuole, anche questa è una forma ovviamente lodevole di digiuno. Le ceneri sul capo quindi ci ricordano che siamo peccatori, ma ci ricordano anche che siamo mortali, ecco, perché la morte è sopraggiunta col peccato. Dio non ha creato la morte. I teologi insegnano che Adamo ed Eva, se non avessero commesso il peccato originale, è sempre un po' difficile capire come funziona, però se non avessero commesso il peccato originale, sarebbero morti come poi è morta la Madonna, cioè in un transito appunto dall'Eden al paradiso vero e proprio. L'Eden era già un'anticamera del cielo, perché loro sentivano Dio passeggiare e non ne avevano paura. Quindi era la vita come l'avremmo vissuta tutti.
se non ci fosse stato il peccato originale. Ma il peccato originale invece ha portato all'allontanamento di Adamo ed Eva dall'Eden, sono stati gettati via dall'Eden. E ha introdotto l'esperienza della morte in modo traumatico, non più come Dio verosimilmente l'aveva prevista, cioè passare, questo dicono i teologi, dall'Eden al paradiso vero e proprio, in un passaggio come quello della Madonna, che è stato un passaggio, come sappiamo, glorioso, una morte d'amore, un anelito verso il paradiso, appunto. Ma invece è subentrata una morte traumatica, la morte fa paura, la morte spaventa. Sappiamo che dovremo morire, ma cerchiamo sempre mai di tematizzare la questione, riguarda sempre gli altri, mai noi stessi, eppure siamo tutti accomunati da questo. Sempre mi colpiva quando studiavo al liceo classico, perché ho studiato un po' anch'io, lo dico ai nemici, abbiate pazienza con me, ho studiato pure io un pochino, non sono proprio un contadino e vorrei tanto esserlo perché ho un grande rispetto per i contadini. Purtroppo ho due lauree, ho studiato un pochino anch'io. Mi ricordo quando studiavo al liceo, mi piaceva molto la storia dell'Odissea, come gli dèi chiamavano gli uomini, oitanatoi. Mi piace sempre pensarlo, oitanato in greco vuol dire i mortali. Gli dèi chiamano nell'Odissea, chiamano gli uomini i mortali. Ecco, è vero, cioè, siamo mortali, tutti moriremo. E oggi che è il mercoledì delle ceneri, ci viene ricordato proprio questo, siamo mortali, non sappiamo quando moriremo, come moriremo, dove moriremo. Come, dove, come, quando moriremo? Però sappiamo che moriremo. Il sogno kantiano, il sogno del positivismo illuminista di creare sulla terra l'immortalità. Il nazismo stava proprio cercando di cominciare a lavorare sull'idea di creare l'uomo immortale. È un sogno e basta. È un sogno e basta. Non è che altro che un sogno che rimarrà tale per sempre. L'uomo costitutivamente muore. L'uomo è fatto per morire. Da quando nasciamo, la clessidra si volta e inizia il conto alla rovescia. Ognuno di noi ha un countdown fatale. E quando arriva il momento che Dio ha stabilito, lo dice Gesù, non potete aggiungere una sola ora alla vostra vita. E lì il Signore ci chiama per rendere conto della nostra vita. Non c'è un happy end come Bergoglio lascia intendere. Non esiste un lasciarsi avvolgere obbligatoriamente dalla misericordia di Dio. La scrittura è chiara, è chiara la tradizione, il catechismo della Chiesa. Ognuno riceverà la ricompensa delle proprie opere, chi nel bene perché ha fatto il bene, chi nel male perché ha fatto il male, lo dice fino all'ultimo libro, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Pertanto, oggi che è il mercoledì delle ceneri e iniziamo questo cammino nel deserto tutti insieme, Radio Domina, se non la bloccano su Facebook e su YouTube, visto che i nemici stanno lì con tanto amore a segnalare i problemi. Vi dicevo, Radio Domina proverà a offrire a tutti voi questo servizio, un servizio che vuole diventare sempre più qualificato. Oggi trasmetteremo la messa in streaming, che è un'altra cosa, vederla come se fosse la TV, ecco, la qualità delle immagini, dei suoni e così via dicendo. E così insieme iniziamo questo cammino penitenziale, di digiuno, di penitenza, di maggior preghiera, di opere di carità anche. E lo iniziamo sotto lo sguardo della Madonna. Chiediamo alla Madonna, oggi che è il mercoledì delle ceneri, che ci tenga per mano, anzi, che ci tenga sotto il suo manto e ci aiuti a compiere la volontà di Dio, a vivere il deserto quaresimale come un tempo di grazia, perché siamo appunto chiamati alla conversione. Bene, miei cari, ho concluso, adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Vi ricordo l'appuntamento oggi pomeriggio con la messa delle ceneri alle 17:30 in streaming. Basta solo cliccare su Facebook e andare su YouTube. I numeri evidentemente ultimamente spaventano. È chiaro che ci si sta muovendo perché 1500 in diretta che fanno numeri come Salvini e come la Meloni, per fare solo qualche nome, evidentemente questo Don Minutella comincia a mettere un po' di paura ai poteri forti che dicono: ma questo rompiscatole è sempre tra i piedi.
Ecco, la prima telefonata, pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Don Alessandro, sono Lucia dalla provincia di Chieti. Prego, Lucia. È la seconda volta che chiamo, seguo Radio Domina da circa 3 mesi. Sono molto emozionata, però mi permetta, padre, di ringraziare la Santa Vergine per averci donato un santo sacerdote come lei. Lei, padre, risponde alla chiamata della Santa Vergine. Lei sfama la fame di anime che ha la Santa Vergine, Don Alessandro, e lo fa con una competenza, una capacità oratoria e con l'animo, il cuore da pastore, padre, perché lei riesce, ringraziando il cielo, ha dei doni meravigliosi, riesce a coniugare questa grande capacità teologica, padre, ha la grande forza di trascinare le anime, di infuocarle, padre. Lei travolge i nostri cuori. Io non so se lei ha consapevolezza piena, mi No, permetta no, 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 grazie a Dio no. di sapere quello che lei fa alle anime, padre. Lei ci porta direttamente a Gesù Cristo, ce lo fa sentire nell'ora santa, nella sua santa messa, padre, con una commozione, una partecipazione talmente grandi, padre, che io in presenza non ho mai vissuto prima. La fede che io sto vivendo, ve lo dissi anche nella chiamata scorsa, non ha paragoni, non ha eguali e la sto scoprendo, vivendo fisicamente e spiritualmente. Io la ringrazio. Ma la Santa Grazie. Vergine, padre, non poteva scegliere di meglio. La Santa Vergine ha scelto la colonna della Chiesa Cattolica, lei è la colonna della Chiesa Cattolica e noi, padre, siamo con lei. Guardi, questi possono fare quello che vogliono, ma lei ha messo il seme della fede dentro di noi e ci ha aperto gli occhi, ci ha mostrato la verità. Ce l'ha mostrata, padre, ci ha donato quella capacità di vedere, di comprendere, di capire, di sapere dov'è la verità. E io, guardi, le dico con una gioia e con una soddisfazione che mi permetta di dire anche con un certo orgoglio Certo, quanto. certo. Quanto è bello, padre, stare nella verità, quanto è Eh sì. liberatorio e quanto ci fa bene. Grazie, Questi Lucia, possono Lucia. fare quello che vogliono, don Alessandro. Guardi, io ho avuto problemi nel sostenervi, sia in banca che nell'ufficio postale, ma non demordo, ritenterò o altrimenti Sì. vi sosterrò in altro modo perché lo faccio di cuore e Grazie, perché la Lucia, Santa grazie. Vergine è con noi. Quindi, don Alessandro, questi fanno quello che vogliono, ma la Santa Vergine è con lei. E le volevo dire che giorni fa ho sentito un'intervista del grande professor Meluzzi che ha parlato testualmente di falso papa Sì. ed un'intervista all'eretico con il magistrato Angelo Giorgiani. Sì, sì, Quindi, sì, don sì. Alessandro, lei non è poi così tanto solo, come vogliono farle credere. E comunque il seme c'è anche nelle nuove generazioni. Le dico questa piccola cosa che mi ha fatto tanta tenerezza. Il mio bambino settimana scorsa di 10 anni mi ha detto: mamma, io da grande voglio essere un prete come lui, come lei, padre. Io gli Speriamo. stavo guardando. Poi è un grande tifoso dell'Inter come Ah, me, se bene, non bene, sbaglio, allora è don fatto. Alessandro, quindi va bene. Se mi permette, don Alessandro, una piccola domanda, in relazione alle sue catechesi sull'Apocalisse meravigliose, come ogni sua parola. Che relazione c'è tra le apparizioni, le profezie di Garabandal? In che modo queste possono inserirsi all'interno dell'Apocalisse? E Certo, se lei certo. crede che la veggente concita che dovrà rivelare questo grande segno 8 giorni prima lo farà quando è ancora in vita? O lei crede che Dio possa anche permettere che questo si verifichi dopo la morte di Concita? Questo mi Sì. premeva sapere, e una sua opinione, se possibile, sul ruolo che la Russia può avere Certo. per quanto riguarda la religione cattolica, perché a livello geopolitico adesso è sotto attacco da questa, diciamo, da parte di questa elite globalista dominante. Quindi, una sua Senz'altro, opinione Lucia, Dio in ti merito. benedica con tutto il cuore. Dio Santa benedica lei e Quaresima, voi tutti. ecco, Grazie tanta anche a lei, don benedizione per te e Alessandro. la tua famiglia. Concita adesso, se non prendo errore, dovrebbe avere intorno ai 70 anni, ma al di là della persona specifica, per cui non possiamo sapere se sarà ancora in vita. Lei in un'intervista di parecchi anni fa, di diversi anni fa, ha detto che i suoi figli, perché lei è sposata e vive negli Stati Uniti d'America,
credo proprio a New York, sto andando da quella parte, e si muoveva la poltrona da sola, ma comunque sia. E stavo dicendo che lei vive negli Stati Uniti d'America, che i suoi figli avrebbero visto il grande avvertimento. I figli adesso di Conchita hanno intorno alcuni ai 40-35 anni, quindi fate i calcoli voi, ecco, non dovremmo essere lontani dalla diciamo, esperienza del grande avvertimento. E non c'è dubbio che il messaggio di Garabandal ha una forte attinenza col tema dell'Apocalisse. Perché all'interno dei capitoli 12, 13 e 14 di Apocalisse emerge proprio con forza lo scatenamento delle forze del male, anzitutto con la donna vestita di sole, contro cui il drago rosso, il dragone infernale, ingaggia battaglia. Ecco, e allora Garabandal, la Madonna, è venuta per annunciare un grande castigo, annunciare il grande avvertimento e quei temi lì che sappiamo. Padre Pio disse appunto che Garabandal era vera e ha affermato anche in più occasioni, Padre Pio, che bisognava prendere molto sul serio il tema del grande avvertimento. Io credo che quello che stiamo già vivendo sia da collegare, l'ho detto all'inizio del coronavirus, le ho prese addosso, però io ho pensato quello, poi a quanto pare anche Conchita ha detto che era l'inizio del grande avvertimento. Credo che siamo all'inizio di questa fase qui e credo che la Russia di Putin, dove la fede è vissuta con grande intensità e c'è un binomio commovente, patria, Dio, patria, e famiglia, Dio, patria e famiglia, e credo che la Russia avrà moltissimo da dire. Putin non potrà essere facilmente liquidato come è accaduto con, a quanto pare, Trump, che è stato però scagionato dall'accusa di impeachment, a quanto sembra. Il Senato non ha approvato la legge, quindi Trump non viene indagato per questo. Però, Lucia, le idee chiare, evidentemente c'è la elite globalista che sta portando avanti l'ultimo assalto. Sta arrivando il momento in cui siamo messi a tacere, siamo messi al bando, imbavagliati, e questo è ragione della democrazia. Vi faccio un esempio perché capiate. Lucia citava la Russia, ma permettetemi di citare l'Ungheria anche. L'Ungheria, guardate, sui canali che dicono di essere democratici e che mostrano preoccupazione per quello che ritengono un regime totalitario, quello di Orban in Ungheria, sono gli stessi canali informativi che poi fanno censura e che poi decidono loro chi bloccare e chi portare avanti. Cioè, vedete a quale livello di ipocrisia è giunta l'elite globalista, sta per togliere la maschera, cioè attaccano l'Ungheria e Orban ritenendolo un dittatore e poi da quest'altra parte invece da Bruxelles in poi decidono loro chi deve parlare e chi deve dire quello che deve dire, perché se non dice quel che deve dire non ha imparato la lezioncina a memoria e allora viene indagato, procedimenti penali, accuse, censure, si avvia una macchina del fango. Qui è da questa parte la dittatura, non in Ungheria e neppure in Russia. Orban e Putin non sono affatto dei dittatori. Devono passare per tali perché sono nemici dell'elite globalista e quindi da questo potete capire molto bene come stanno esattamente le cose. Bene, l'ultima telefonata per oggi, pronto? Pronto? Buongiorno padre, sono Massimo, tuo fratello, il tuo E gemello. là, che colpo di Ecco, colpo scena! di scena. No, io, insomma, tu sai, ogni mattina quando passo ascolto le tue catechesi e tutto il resto, però pensavo che stamattina fosse giusto palesarmi una volta ogni tanto, credo questa sia la prima volta, per dirti che anche io sono dalla tua parte, che conosco bene i sacrifici che si fanno per mandare avanti questo progetto voluto dalla Santa Madre, e che pensavo stamattina che forse anche io dovevo in qualche modo raccontare agli altri che sono dalla tua parte, perché appartengo alla tua famiglia, sono la tua brutta metà, come dico sempre, perché sono il tuo gemello, però volevo in qualche maniera, ecco, raccontare ai tanti che ti seguono che
che il lavoro che stai facendo è figlio di una volontà divina. Lo posso testimoniare io che conosco bene il tuo percorso, che ho visto dal giorno in cui sei entrato in seminario fino a qualche tempo fa. E quindi pensavo fosse giusto fare questa telefonata, dirla, perché poi molti di quelli che seguono te finisce che vengono a lasciare il like su qualcosa che scrivo anch'io. E allora mi sembrava giusto in questa mattina darti un abbraccio, augurarti una santa quaresima, a te, a tutta la compagnia di Maria, a tutti i ragazzi e a tutti coloro che seguono Radio Domina Nostra. Tutto qua. Grazie. Ciao ciao, ci sentiamo. Buona giornata. Ciao. Ecco, questo era il mio gemello che anche lui, come vedete, ha una buona voce comunicativa. Mi era sembrato all'inizio, questo lo conosco. Beh, siamo stati 9 mesi insieme nel grembo materno. Era difficile la convivenza lì dentro, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Anche a lui auguro un buon inizio di Quaresima. Bene, miei cari, allora ci vediamo più tardi alle 17:30 per la messa in diretta streaming e poi questa sera alle 21:15 per iniziare il ciclo di catechesi Li amò sino alla fine sulla passione del Signore. Trovate già i post su Radio Domina per condividerli. Iniziamo insieme questa giornata penitenziale di Quaresima, delle ceneri, mi raccomando, al digiuno, alle rinunce per questi 40 giorni, laddove si possono fare, e tutti insieme ci inoltriamo mano nella mano, cuore col cuore, dentro il cuore immacolato di Maria in questo tempo di Quaresima. E andrà sempre tutto come Dio ha stabilito. Intanto però volevo augurare anche una buona Quaresima ai miei nemici che diciamo notificano di continuo su YouTube dicendo loro che il libro Pietro dove sei è stato tradotto in spagnolo e viene pubblicato in Argentina. Chi è? Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus in Argentina. Non so se a Buenos Aires notificate. Avanti con Maria.